Porto di Marcianise, in un territorio che ha già perso molti spazi destinati all'agricoltura. Francesca Ghidini. 800 ettari di campagna potrebbero essere sottratti all'agricoltura per ampliare la piattaforma logistica destinata allo smistamento merci nell'interporto Sud Europa. Gran parte di questi terreni ricade nel comune di Acerra. In Campania negli ultimi 40 anni è stato sottratto circa il 30% delle superfici coltivabili. È un dato pazzesco, che raccapricciante davvero. Qui ad Acerra, con la presenza di aree ASI completamente o parzialmente occupate, con aree già impermeabilizzate, basta vedere la superficie che occupa la Montefibre, oltretutto in dismissione, non è possibile pensare ad un ulteriore attacco ai suoli della Campania. La regione ha potenziato le centraline per il rilevamento della qualità dell'aria ad Acerra. Il comune ha appena aderito alla rete Rifiuti Zero. Perdere suoli agricoli sarebbe un vero e proprio schiaffo. Promettere posti di lavoro che poi puntualmente non arrivano e invece sottraggono terra fertilissima a quella che è la vera destinazione di Acerra. Altra filiera da tutelare in Campania, quella bufalina. La crisi non risparmia il comparto, ma le aziende si rimboccano le maniche. Dal 26 al 29 marzo a Eboli, Pianeta Bufala, degustazioni e non solo. Una manifestazione incentrata sul latte e derivati del latte di bufala in pasticceria. Quindi, oltre ai cooking show con tutti i pasticceri appunto della regione Campania, tanti laboratori per bambini. La propensione a stare nei protocolli evidentemente premia poi le aziende che in questo comparto, nella provincia di Salerno, si muovono in maniera egregia. Sabato, in occasione della sua visita a Napoli, il Papa ha incoraggiato Don Maurizio Patriciello, parroco della Terra dei Fuochi, in prima linea.